sempre in piedi. Alleluia, gloria a te, Signore. Apriamo il nostro cuore ancora davanti a te, siamo meravigliati per le meraviglie che tu fai, Signore. Sei sempre all'opera, quando noi apriamo il nostro cuore a te, tu ci fai vedere la tua gloria. Quando abbiamo fede in te, vediamo il tuo operare nella nostra vita. Grazie, rivelati ancora tramite la tua parola, te lo chiediamo nel nome del tuo figlio Gesù. Riempici tutti quanti di Spirito Santo per chi parla, per chi ascolta, nel nome di Gesù Cristo te lo chiediamo, benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Vogliamo leggere qualcosa nel Vecchio Testamento in Isaia capitolo 29 e poi qualcosa nel Nuovo. Isaia capitolo 29, leggiamo dal versetto 17. Il Signore sia lodato. Amen. Ancora un brevissimo tempo e il Libano sarà mutato in un frutteto, e il frutteto sarà considerato come una foresta. In quel giorno i sordi udranno le parole del libro, e liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno, gli umili avranno abbondanza di gioia nel Signore. Amen. E i più poveri tra gli uomini esulteranno nel Santo di Israele, poiché il violento sarà scomparso e del fardo non sarà più. Alleluia, vogliamo leggere qualcosa nel Nuovo in Efesini capitolo 2. Efesini capitolo 2, leggiamo dal versetto 8. Sempre al Signore la lode e la gloria. Amen. Infatti, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opera, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Il Signore promette delle cose che sono scritte nel libro. Amen. Il libro, noi conosciamo i libri, ma per Dio è unico. Noi ne conosciamo 66 libri, alleluia, tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, gloria al Signore, e in ogni libro da autore diverso, da lavori diversi che facevano, lo Spirito Santo ha sempre guidato questi uomini. Perché? Perché la creatura, i figli di Dio, riconoscessero la sua mano potente, e Dio si è rivelato tramite Gesù Cristo. Qui la Bibbia dice, il primo versetto ci dice che ci sarà qualcosa che i ciechi incominceranno a vedere. Amen. Ci dice che i sordi udranno le parole del libro, liberati dall'oscurità e dalle tenebre. Non è quello che Gesù ha fatto quando è venuto su questa terra? Amen. Signore Gesù, abbi pietà di me, e gridava sempre più forte. Amen. Abbi pietà di me, ero un cieco. Alleluia. Ha avuto fede. Alleluia. Ha creduto che Gesù Cristo è l'unto di Dio. Amen. Il Cristo, il figlio del Dio vivente, e ha ricevuto da lui grazia e misericordia. Amen. Cosa voglio dire? La Bibbia ci dice chiaramente in Efesini che è grazia di Dio, non è qualcosa che noi meritiamo, siamo dotti, siamo speciali, siamo migliori degli altri o ci stiamo specializzando in qualcosa. Non è di tutto questo, perché abbiamo letto in Isaia che il Signore chiama i poveri, il Signore chiama gli umili. Alleluia, gloria a Dio. Infatti dice che il Signore porgerà il suo sguardo su chi è umile di cuore, su chi è contrito di spirito, su colui che trema alla sua parola. Vedete, la sua parola, il libro. Quanti di noi lo facciamo? Amen. Tramite questo libro noi udiamo la parola del Signore,
e dall'udire cresce la nostra fede. È importante, fratelli cari, che nei nostri pensieri abbiamo qualcosa chiamato rinnovamento della nostra mente. La televisione fa un rinnovo al contrario, l'avete visto in questi mesi come ha cercato di mettere paura nei cuori delle persone con il virus e altre cose. Non voglio parlare della televisione, ma voglio dirvi che cerca di manipolare la mente. C'è l'avversario dell'anima nostra che cerca di manipolare la nostra mente, ma quando noi crediamo nella verità della parola di Dio, il dubbio va via dalla mente. L'incertezza va via, la paura va via, l'angoscia va via, la disperazione va via. Signore, io non posso cambiare le cose attorno a me, ma credo che tu mi ami. Sono certo che tu hai una parola sincera verso di me, una parola veritiera verso di me, perché tu sei, alleluia, il veritiero, il fedele. Gloria al Signore. E Gesù ha sempre mantenuto le parole che ha dato, ed è importante, riflettiamo. Dice così: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, non viene da noi. Amen. Gesù Cristo è morto alla croce, abbiamo sentito, ed è risuscitato affinché chi poggia la sua fede in Lui non perisca, abbia la vita eterna. Amen. Voi conoscerete la verità, dice il Signore Gesù Cristo, e la verità vi farà liberi. Mi fa liberi. È un rinnovamento della mente, fratelli. Voglio inculcare dubbi nel nostro cuore, voglio farci spaventare nel continuo, ma c'è qualcuno che dice: io sono con te. C'è qualcuno che dice: non è per meriti, non è per le tue opere, è per la mia grazia, è per il mio amore, è la fede che tu hai poggiato in me, che io opero potentemente. Sapete dove è la vostra fede poggiata? Sul fondamento dove sono stati posti gli apostoli e i profeti, la pietra del cantone, alleluia, o la pietra angolare, il fondamento del cristianesimo, Gesù Cristo, che non è una favola, non è un libro di storia, è una persona vivente, è lo stesso di ieri e oggi e eterno. Alleluia, abbiamo parlato, abbiamo sentito poco fa in Isaia, che anche i sordi udranno le parole del libro. Le parole del libro sono: io ti amo prima che il mondo fosse, io ti ho conosciuto prima che tu venissi all'esistenza. Alleluia. Il Signore ha scelto la sua chiesa, tutti coloro che rispondono al suo sì. Alleluia. Perché il Signore può chiamare a tutti, ma non in tutti è la fede, in coloro che veramente vogliono arrendersi. Io dico stasera: vuoi tu arrenderti al Signore Gesù? Amen. Vuoi lasciarlo operare? Amen. Egli toglierà la cecità, egli toglierà la sordità, egli toglierà le tenebre, egli toglierà il turbamento del tuo cuore, e puoi camminare perché egli va avanti a te. Sapete, il buon pastore, la differenza del mercenario, sapete, il mercenario fa prima camminare le pecore, lui va dietro le pecore, mette in avventaglio le pecore, invece il buon pastore va avanti. Il buon pastore va avanti, chiama le sue pecore, le pecore ascoltano. Amen. Il pastore, alleluia, stai ascoltando la sua parola. Come posso ascoltare la parola del Signore? Ogni volta che ti metti in ginocchio, adoralo. A volte non abbiamo parole, ma lo adoriamo. Abbiamo cantato che l'adoriamo in spirito e verità, perché i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. Amen. Non adoriamo dalle tradizioni degli uomini. A proposito, dalle tradizioni, dice sempre in Isaia 29 che
che vi sono molti che hanno cambiato il comandamento di Dio, non vanno nella parola del Signore. Quando c'è il timore nel loro cuore, sono le tradizioni degli uomini, le superstizioni degli uomini, cercano di coinvolgerci anche noi. Ma noi dobbiamo stare fermi qui. Amen. Noi non seguiamo gli uomini, noi seguiamo il vero uomo e il vero Dio. Amen. La vita eterna e il vero padrone. Amen. Il Signore dei Signori, il Re del Re, il principio alla fine, l'Alfa e l'Omega. Amen. Noi seguiamo Gesù Cristo. Vi ha mai deluso Gesù? No. Vi ha mai deluso Gesù? Amen. Continuiamo a seguire questo, o questa linea. Perché ogni volta che lo invocheremo, lui dirà: eccomi. Ogni volta che lo cercheremo nelle nostre difficoltà e nel nostro turbamento, egli dirà: sono qui. È per grazia che siate salvati, mediante la fede. Ciò non viene da voi, è il dono di Dio, affinché nessuno si glori davanti al Signore. Dio ci ha messo dinanzi delle buone opere affinché noi le pratichiamo. Abbiamo letto così, non sbaglio. Voglio rileggerlo perché forse sto sbagliando, ma io penso che non sbaglio. Dice così verso la fine in Efesini capitolo 2. Sta dicendo chiaramente che il Signore vuole che camminiamo in opere di verità, in opere di sincerità, in opere di umiltà, di mansedumbre, di bontà, di dolcezza, di pace, di gioia, di autocontrollo anche. Ascoltate, ascoltiamo insieme. Dice così: infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. Lui le ha preparate prima che addirittura noi nascessimo, perché lui è onnipotente, onnipresente, onnisciente, e perciò lui sa tutto nei tempi. Lui non è dominato dal tempo, noi sì. Noi ce ne accorgiamo quando ci guardiamo allo specchio che il tempo passa, vero, fratelli cari, vero, sorelle, alleluia. Ma con il nostro Signore è impossibile, perché lui domina su ogni cosa, e perciò ha preparato precedentemente le opere perché noi lì pratichiamo. Chi ama è da Dio, chi perdona il fratello è da Dio, chi odia e dimora nel peccato non l'ha conosciuto, non può conoscere Dio. E perciò da questo si riconoscono i figli di Dio da quelli che sono i figli del diavolo. Da che cosa? Da questo riconosceranno che voi siete i miei discepoli quando vi amerete gli uni e gli altri. Amen. Queste opere perché noi li pratichiamo. Amen. Siamo di quelli che volgiamo altrove lo sguardo, vogliamo fare come il sacerdote, vogliamo fare come Levita, o vogliamo fare come quel samaritano che ebbe nel suo cuore, nelle sue viscere, di aiutare il prossimo. Diceva a se stesso, il verso vado alla funzione, e se fossi stato io, come finiva la situazione? Lui intervenne, non soltanto lo aiutò, gli diede dell'olio, del vino, o perché potesse comprendere la sofferenza di questo samaritano e di questo uomo, o che in Matteo nei ladroni, ma nello stesso tempo parlò all'oste. L'amore del Signore che ha messo nei nostri cuori, che ha sparso nei nostri cuori, ci costringe ad amare, perché chi è nato da Dio deve amare. Amen. Se in noi non c'è amore, riguardiamo la nostra condizione e ritorniamo a Lui, perché in Isaia lo dice ben chiaro. Dice ben chiaro che il Signore consolerà la sua opera, la sua chiesa, il suo nome, mandando uomini e donne che sono unti di Spirito Santo. La chiesa si muoverà in una maniera differentemente di come noi ci possiamo aspettare. Tu vedrai nel lumine, tu vedrai nel mansueto, tu vedrai in quell'uomo che non ha tanta cultura, vedrai lo Spirito Santo che Dio ha dato a quell'uomo, a quella donna, e spargerà il suo Santo Spirito sopra ogni carne, e si parlerà nel Signore, si profetizzerà, si parlerà in nuove lingue, vi saranno visioni, vi saranno sogni, perché nessuno può negare il nostro Dio. Amen. Lui vuole parlare con noi.
alziamo.